questo era il trailer di Prosperity Italy 1834, noi lo diciamo all'italiana che ci viene meglio, ecco, io con l'inglese non va la notte. Io non saprei nemmeno dirlo. Ecco. È un gioco di cui poi ci parleranno i produttori responsabili, che sono Maurizio Amoroso e Valentina Anastasi, in rappresentanza dell'Entertainment Game Apps e la consulente storica, giusto? Del gioco, che nasce con l'ambizione di essere, beh, intanto una cosa estremamente particolare, perché è un videogioco sviluppato per Android e iPhone, sì. E però si può anche giocare in internet con un normale browser, e quindi è una cosa già particolare, e poi si distingue dal panorama dei giochi a tema medievale per il rigore storico e filologico con il quale sono stati ricostruiti i personaggi, l'ambientazione, i costumi, eccetera, grazie anche alla collaborazione della Compagnia del Lupo Rosso, di cui qua ci sono due valenti rappresentanti che vanno incoraggiati e applauditi, perché col caldo di oggi mettersi in armatura da 400, armatura veramente ben fatta, si può dire che non si distinguono da quelli veri, quindi complimenti anche da parte. Noi pensavamo di trovare il freddo, sicché l'abbiamo portato, invece faceva caldo, sicché è stato sfortunato. E quindi lo facciamo anche d'estate. Ecco, quindi era un incontro un po' a scommessa, nel senso che il tema è diverso da tutti quelli che noi abitualmente trattiamo, non ci sono libri, non ci sono conferenze di storici, ma un videogioco si pensa subito a qualcosa che è più adatto a un pubblico giovane che non a quello che abitualmente segue i nostri appuntamenti. Però vuol dire che, vuol dire che voi siete giovani dentro, quindi è già un ottimo risultato. Io non rubo altro tempo, perché ci hanno tante cose da raccontarci relativamente a questo prodotto, e quindi lascio subito la parola a Maurizio Amoroso. Grazie. Grazie. Allora, Maurizio, se voi volete potremmo fare una cosa un po' diversa dal solito, piuttosto che starvi a spiegare le meccaniche del gioco che magari possono o non possono interessare. Possiamo dividere questo incontro in due parti. La prima parte spieghiamo perché stiamo facendo tutto questo, e nella seconda parte, magari, visto che siete anche appassionati storici, immagino, e siete qua per questo, magari se potete fare delle domande su perché abbiamo preso quell'anno o perché... Possiamo farlo, c'è lei qui che può rispondere a tutte le vostre domande. Ci provo. Allora, io, come ha detto Maurizio, mi chiamo Maurizio Amoroso e sono il socio fondatore di questa società che ha come obiettivo quello di produrre giochi. Giochi diversi, perché abbiamo deciso di mettere dentro i nostri giochi una fortissima componente storica. Cioè, per differenziarci dagli altre società che sviluppano giochi, che sono in Italia sono pochine, però in Europa sono abbastanza, in America sono abbastanza grandi, avevamo deciso di mettere come contenuti qualcosa che altre società non hanno. E la prima cosa che ci è venuta in mente è stata questa: che cos'è che gli altri non hanno e che noi italiani abbiamo? È la storia. Abbiamo 1000-2000 anni di storia, sicché possiamo andare e spaziare in qualsiasi epoca, ci troviamo sempre a favore rispetto ad altri. E quindi abbiamo deciso di intraprendere questa strada, di investire gran parte del budget per lo sviluppo di questo gioco nelle ricerche storiche. Per cui qualsiasi elemento della mappa del gioco, vi faccio un esempio stupido, la mappa del gioco, per rifarla abbiamo preso come esempio le mappe geografiche della Galleria del Vaticano. Non so se siete stati nelle Gallerie del Vaticano, ci sono quelle mappe geografiche. Noi abbiamo la mappa del gioco, sarà ripresa con lo stesso stile, con gli acquerelli, fatta così come era stata fatta nel 1400, nel 1500. Le città sono città che erano all'epoca, sono state rimesse nella stessa posizione sulla mappa. Troverete, cioè nel gioco ci saranno anche le missioni, che di solito sono cose che devono fare i giocatori. Anche le missioni abbiamo deciso di trovare degli elementi che erano successi in quegli anni e farli diventare missioni di gioco. In questo modo noi pensiamo di portare quello che ormai, cioè,
i ragazzini o comunque le persone più giovani non gliene frega nulla di quello che eravamo, purtroppo questa cosa si sta perdendo. Ci siamo dati come obiettivo quello di provare a far conoscere quello che eravamo attraverso cose che sono innovative, tipo un videogioco. Non ci sono altri giochi per cellulari che fanno questa cosa qua. Per cui abbiamo deciso, se partiamo, facciamo con queste basi qua. Come società nostra ci siamo spinti un pochino più in là, perché abbiamo detto non solo ci mettiamo la storia dentro, ma portiamo in questo gioco, in questo contenitore anche chi è appassionato del Medioevo, chi lo vive, chi gli piace, chi lo rievoca, chi lo fa, e ci siamo messi in contatto con alcune compagnie di rievocazione come questa del Lupo Rosso e le abbiamo messe nel gioco, cioè loro saranno presenti nel gioco come compagnie che il giocatore può assoldare come mercenari per combattere contro le città. Per cui siamo andati un po' su Facebook, sui social network, abbiamo contattato alcune compagnie spazio per l'Italia, hanno aderito a questo progetto e loro saranno presenti nel gioco come compagnie mercenarie come si dice? Assoldabili dal giocatore. Abbiamo detto, abbiamo fatto due, facciamo tre, abbiamo la storia, le persone che lo rendono, mettiamoci anche gli oggetti. Per cui siamo andati dagli artigiani, noi siamo come base per fare questo gioco, visto che era ambientato nel centro Italia, siamo di base a Firenze, siamo andati dagli artigiani della Toscana e ci siamo fatti fare degli oggetti speciali e personalizzati per il gioco. Queste qua che vedete davanti a voi sono ceramiche di Montelupo Fiorentino, che era famosa allora per la ceramica medievale. Questa pietra con il logo del gioco è stata fatta dagli scalpellini del Casentino. Poi abbiamo questo anello, che è fatto anello con sigillo, dagli orafi di Firenze. E questi oggetti, che dopo vi spiego anche che cosa sono serviti, faranno parte attivi del gioco. Cioè, per compiere alcune missioni, il giocatore dovrà avere questi oggetti, che in cambio daranno, naturalmente, visto che c'è anche una spesa un pochino per alcune cose, c'è un po' di spesa da fare, avranno dei benefici non indifferenti rispetto agli altri giochi. È chiaro che comunque alcune forzature di tipo storico sono state necessarie, in quanto doveva essere adatto anche a persone che insomma magari non hanno studiato storia. E il logo ripropone infatti i due stemmi che si trovano anche qui, che sono lo stemma papale di Eugenio IV e lo stemma imperiale di Sigismondo di Lussemburgo. Sì, dovrebbe essere lui. E, perché benché già ormai fosse passata l'era dei Guelfi e dei Ghibellini, era impossibile riprodurre tutte le signorie, i comuni dell'epoca senza far ammattire un giocatore tra virgolette ignorante, tra virgolette, perché non avrebbe saputo assolutamente in che modo muoversi. Quindi abbiamo scelto di rimanere su questo tipo di schieramento. In realtà il giocatore può anche essere neutrale, può anche rimanere totalmente neutrale alle due fazioni. Lo schieramento cambia in base al tipo, la tipologia di missione che intende accettare. Se vai verso sinistra c'è Firenze. Se per esempio prendiamo ad esempio quello che abbiamo nominato prima, la fuga di Eugenio IV, e in qualche modo decidessimo di aiutare il suo asilo a Firenze, è chiaro che il nostro schieramento tenderebbe a essere filo papale. Cosa succede? Che noi possiamo ricevere dei benefici da parte chiaramente del Papa, e al contrario possiamo ricevere tra virgolette delle punizioni da parte dell'imperatore. Questo perché inseriremo in gioco per i giocatori insomma di un livello abbastanza alto, quindi con molte famiglie nobiliari, la possibilità di entrare all'interno dei due ordini che all'epoca entrambi avevano formato, che erano l'Ordine Supremo del Cristo di Eugenio IV e l'Ordine del Dragone di Sigismondo di Lussemburgo. Questo ci sembrava bello perché da un lato i giocatori sono contenti di sono un cavaliere, e dall'altro comunque era in qualche modo riportare in vita questi ordini, che fossero filo papali o filo imperiali, comunque era interessante ricordarsi che esistevano fondamentalmente.
E quindi c'è stata questa forzatura sulla suddivisione del territorio, però comunque per il resto le città sono rimaste quello che erano. Le icone delle città più importanti, come in questo caso di Firenze, chiaramente sono ispirate a quelle dell'epoca. E poi per il resto sulle città minori sono appunto torri o castelli un po' differenziati, però insomma icone che cercano di essere un po' verosimili. E le forzature per lo più sono queste, poi per il resto abbiamo cercato di consultare archivi, libri quanto più possibile e soprattutto per dare vita ai tuoi sottoposti, come dire, alle persone del tuo villaggio. Il villaggio è composto da un tot di numero di persone che chiaramente hanno un loro corso di vita. E se magari nei videogiochi classici tu vedi queste personcine che camminano o che vivono la loro vita e non sai niente di loro, tu fondamentalmente qui hai dei nomi e sai quanti anni hanno, sai quanti ne muoiono, perché sono morti, quindi abbiamo cercato di rendere un po' variegata e verosimile la vita all'interno di un villaggio. E questo è quello che sicuramente c'è finora. Poi comunque stiamo cercando anche di sviluppare la parte mercantile inserendo le banche che all'epoca, cioè a Firenze, come dire, partiva tutto da lì. E stavamo pensando anche a fare un'espansione sui mestieri veri e propri, in cui il giocatore, anziché essere il signore del villaggio, potrebbe essere un mercante o un artigiano, perché abbiamo visto che ad alcune persone interessava anche questa parte un po' più pratica, visto che comunque siamo sempre molto legati all'artigianato storico. Le missioni saranno fondamentalmente molto variegate, quindi abbiamo cercato di prendere quelle un po' più generali per evitare di inserire troppi nomi che appunto, come dicevamo prima, per le persone che magari sono un pochino più distaccate dall'ambiente storico potrebbero solamente generare confusione. E chiaramente però sui nomi più importanti non abbiamo potuto esimerci perché Cosimo il Vecchio penso che un attimino tutti dovrebbero conoscerli e se non lo conoscono è un motivo in più per sapere chi è, quindi facciamo solo del bene. E per quanto riguarda la compagnia, fondamentalmente appunto io sono entrata in contatto con lui e gli ho tirati in mezzo perché serviva di fare un trailer e loro avevano già tutto, cioè noi avevamo già tutto quanto necessario per girare un trailer e poi abbiamo avviato questa collaborazione, siamo un'associazione no profit, culturale e sportiva, facciamo scherma storica. E ricopriamo un periodo un po' ampio che è quello della guerra dei 100 anni. E Tornato sì, abbiamo l'elenco delle l'elenco delle, missioni. delle storie delle, dei, dei pezzi di storia che abbiamo messo nel gioco, ecco. Quindi siamo di Firenze, però comunque, come al solito, feste medievali un po' tutta Italia e ora stiamo un pochino dietro a Prosperity. Come mascotte, non saprei No, come diciamo altro che con loro descriverlo. ho avuto il piacere di stringere un rapporto cioè ufficiale di collaborazione, perché secondo me è importante far conoscere anche questo lato di passione che non è molto conosciuto, comunque molti lo vedono con leggerezza. In realtà anche io le prime volte che li vedevo immaginavo persone che si vestivano e facevano un po' quello che volevano. In realtà dietro ho imparato che c'è molto, molto studio, molta attenzione nei particolari, cioè, ho molto rivalutato questo aspetto io personalmente, per cui ho detto no, facciamoli conoscere, facciamoli vedere, perché secondo me è giusto. È una come io porto la passione dei giochi, secondo me è anche giusto per loro far vedere che credono in qualcosa in cui spendono molto tempo nelle loro cose. Per Più che cui, altro è un'applicazione della storia, cioè chiaramente noi non ponderiamo di essere perfetti, abbiamo ancora tante cose da migliorare, però è comunque in qualche modo una forma di archeologia sperimentale, cerchiamo di riportare in vita che sia abbigliamento, che sia armature, che sia accessori, campo, scherma, cercando di trarre informazione dai libri, dai manoscritti e in qualche modo ci proviamo, ecco. Poi ci siamo ritrovati appunto all'interno del progetto di Prosperity che
vuole essere un tramite tra la virtualità e la realtà, come ci sono degli oggetti, ci sono anche delle persone, ecco, e il discorso è quello. Quindi ci sembrava una cosa bella portarli con. La scelta di questo periodo, appunto, è data principalmente da un'evoluzione molto forte nel campo militare, nel campo quindi delle compagnie di ventura, dove praticamente l'evoluzione delle armature e delle armi, che fino allora si erano basate su protezioni principalmente in cotta di maglia, alla fine del 300 c'è una grossa evoluzione dal punto di vista forgiativo e quindi anche di diverse tipologie di protezioni. Questo dà la possibilità di avere una grande libreria, chiamiamola così, di armature. Cioè, a quel punto, dalla fine del 300 fino alla metà del 400, si incomincia da una cotta di maglia a cominciare a mettere quelle componenti di armature che ne fanno caratteristica nostra, della nostra cultura basilare. Quando si parla di un'armatura, noi pensiamo a una bella pettorina di metallo, un elmo di metallo, braccia tutte di metallo e gambe di metallo. Cose che fino al 400 sono ancora sporadiche. Quindi al cavallo del 400 incominciano ad arrivare, soprattutto in Italia, questo tipo di protezioni che ne fanno caratteristica, praticamente. Fino allora pochi elementi di quelli che ho addosso erano presenti.